Quando acquisto la pianta di ciclamino capita spesso di doverla rinvasare, soprattutto perché il più delle volte si trova in un vaso già troppo stretto. E un vaso troppo stretto non solo soffoca le radici che non hanno lo spazio per crescere, ma può avere come conseguenza anche la formazione di muffe. Come dicevo, la prima conseguenza diretta è quella per cui le radici non hanno abbastanza spazio per crescere. Lo capisci subito alzando il vaso di coltivazione e notando se ci sono eventualmente delle radici che fuoriescono. In questo caso gli steli appaiono anche molto affollati e quindi la pianta ha bisogno di un rinvaso. Scelgo sempre un vaso di poco più grande e uso una miscela di terreno leggera e di qualità. Basterà poi riempire il nuovo vaso per circa tre quarti, ricavando uno spazio al suo interno pari proprio alla zolla che andremo ad inserire. Dopodiché non resta che rimuovere la pianta dal vaso, allentando un po' le radici alla base. In genere faccio questa operazione quando la zolla è più o meno umida per evitare di strappare le radici. Dopodiché inserisco il panetto di terra facendo un po' di pressione. La differenza, come vedi, si nota molto perché adesso la pianta ha lo spazio per crescere. Innaffia sempre un po' dopo aver rinvasato e posiziona il ciclamino su un davanzale luminoso. In questo modo avrà le condizioni ideali sia di luce che di temperatura.